Ciao amiche ed amici, bentrovati sul mio canale YouTube. Andiamo a vedere ancora una volta questo video, vediamolo insieme, vediamo tutto il procedimento. Seguitemi. Ciao amiche ed amici, benvenuti sul mio canale. Qui ho fatto un'autolisi, vedete, con la semola e la farina zero, più semola che farina zero. Questo è l'esubero della mia pasta madre, perché sto preparando la pasta madre per fare i panettoni e quindi ho sempre tanto esubero. Quindi lo userò per fare queste pagnottelle. Dopo aver fatto 20 minuti di autolisi, ho aggiunto l'esubero. Ho messo piano piano l'acqua, il procedimento già lo conoscete, e ho fatto girare all'incirca una quindicina di minuti ed ecco l'impasto. Lo faccio rilassare un attimino, 10 minuti, 10-15 minuti, e poi così sul piano di lavoro faccio questo lavoro, una sorta di pieghe. Ok, io non amo usare molto l'esubero, ne ho messo di più proprio perché l'esubero, essendo passate oltre le 4-5 ore, non ha più la forza iniziale, quindi ne abbiamo messo un pochino di più. Metto in questa ciotola e lascio a lievitare. Sono passate all'incirca 4 ore, dico sempre circa perché sapete che dipende dalle temperature. La lievitazione, potete fare anche un passaggio in frigo se volete, magari notturno, questo lo decidete in base alle vostre esigenze. E poi eccolo qua, lo divido. Io ci farò due pagnottine, quindi non faccio pieghe come si fa di solito, vado direttamente a formare le pagnottine. In questo modo, vedete, ben lievitato, quindi formo direttamente per poi lasciar lievitare ancora. E dicevo, con l'esubero è quella parte che rimane dai rinfreschi preparatori per i grandi lievitati. E, diciamo che sì, si possono fare delle cose, ma il pane non è tanto preferibile usarlo per il pane, però questa volta voglio vedere che cosa ne esce fuori e quindi farò questo esperimento. Anche perché è un peccato poi buttarlo. Ok, le pagnottine sono pronte. Adesso le sistemo, sì, non sono Superman, ho accelerato un pochino il video. Le sistemo dentro recipiente con la semola, così dentro con un telo, però se avete i cestini potete, vedete, questo è un recipiente di vetro, comunque ci sono i bordi, così lieviteranno bene, anche nei cestini se volete. Faccio così, metto ancora semola, poi copro e lascio lievitare a temperatura ambiente per 4-5 ore. Vediamo quanto tempo ci vorrà. A dopo! Allora, eccole qua, le pagnottine sono lievitate, vedete, si sono gonfiate. Ho acceso il forno a 240 perché sono piccoline, poi lo abbasserò gradualmente. Ho preparato la pala con la carta forno che poi dopo andrò a far scivolare sulla teglia ben calda del forno. Questo è il mio procedimento, se voi usate altri metodi, fatelo, fate come volete. Bene, le metto in forno tutte e due insieme.
Non sono grandissime, eh. Metto ancora un po' di semola. Ed ecco qua. E adesso ci farò dei tagli sopra. Ecco, a una ci faccio una croce. Così con il coltello o con la lametta se volete. E a questa procedo così, faccio dei tagli così, tipo tartaruga. Ecco qua. Nel frattempo il forno è andato a temperatura e ho inserito due spruzzi di vapore iniziali e in forno. Ok. Bene, ci vorranno presto a poco 40-45 minuti essendo piccoline. Da 2,50 ho abbassato, da 2,40 scusate, a 2,30-2,20. Gradualmente fino a 200 gradi e alla fine 180 a spiffero. Ed eccole pronte. Ad occhio sembrerebbero molto molto belle. Le faccio raffreddare un pochino e poi le vediamo l'interno, le tagliamo. Come vi ho detto prima, io ho usato le Subero, però se volete invece di 120 mettete 100 grammi di pasta madre o Licoli 70-80 e comunque potete seguire tranquillamente la ricetta. Eccolo qua, come vedete non ci sono molti alveoli, sono piccolini, ma questa è la caratteristica della semola e poi anche delle sughero che ho usato. Però direi che è venuto molto bene perché è morbidissimo. E il profumo è ottimo. Bene, amici ed amiche, vi ringrazio della visione, vi invito a condividere il video e a lasciare un like. Ciao, ciao a tutti.